Ciao a tutti, il mio nome è Rosita, vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Oggi torniamo negli Stati Uniti per parlare di un caso misterioso e, ahimè, irrisolto nonostante siano passati più di 40 anni. La protagonista della nostra storia è una donna di nome Dorothy Jane Scott, che un giorno scompare in circostanze davvero, davvero misteriose. Siamo nel sud della California ed è il 1980. Dorothy Jane Scott è una bella ragazza di 32 anni che vive a Stanton con il figlioletto di 4 anni Sean. Dorothy è una madre single. Il padre di Sean, Dennis Terry, vive in Missouri e raramente vede il figlio. Dorothy vive insieme alla zia Shanti e per mantenere se stessa e Sean lavora nell'amministrazione di due negozi di Anaheim. Uno di questi negozi si chiama Swingers Psych Shop e vende oggettistica particolare, a metà fra un sexy shop e un dark shop, dove si vendono teschi, lampade particolari, candele particolari, ma anche strumenti musicali come bonghi, tamburi. L'altro negozio è invece un cosiddetto ground shop, cioè un negozio che vende erba da fumare, semi, olio di canapa, eccetera. Entrambi i negozi esistono fin dagli anni 60 e sono la tappa fissa di hippies, amanti dell'occulto, amanti della musica rock e gente che praticava lo scambismo. Insomma, due negozi molto famosi ad Anaheim, proprio per la loro natura un po' fuori dalle righe. Tra i proprietari di questi negozi c'è anche il padre di Dorothy, che insieme alla moglie e madre di Dorothy vive nelle vicinanze. Ogni giorno Dorothy si mette in auto da Stanton e raggiunge l'abitazione dei suoi genitori, che dista 20 minuti. A loro lascia Sean affinché se ne occupino e poi via di corsa al lavoro. Dorothy viene descritta da tutti come una ragazza estremamente seria, responsabile, dedita al suo lavoro e una madre davvero attenta e amorevole. Una che per il figlio avrebbe sacrificato tutto. È curioso osservare come la sua personalità si discostasse parecchio dalla compagine umana che ogni giorno si riversava dentro lo Psy Shop, gente decisamente fuori dalle righe, quelli che ai tempi avremmo chiamato fricchettoni, mentre Dorothy è estremamente posata e dalla vita assolutamente regolare. I colleghi di lei dicono che mai si concedeva una serata fuori a bere o un colpo di testa, qualcosa che esulasse da quella asfissiante routine. Preferiva di gran lunga rimanere in casa con il figlio davanti una pizza e un buon film. Una vita, come dirà una sua amica, se così vogliamo chiamarla, ordinaria come un elenco telefonico. Estremamente gentile ed empatica, Dorothy è un'amica preziosa, affidabile e insostituibile. Come se non bastasse, è una devota cristiana che frequenta regolarmente la chiesa. Dorothy è il ritratto della positività e di tutto quanto c'è di buono in un essere umano e nulla nella sua esistenza regolare sembra essere fuori posto. Almeno fino al gennaio del 1980. Sì, perché Dorothy inizia a ricevere delle strane telefonate, non solo a casa, ma anche al lavoro. La voce al telefono è quella di un uomo che mai palesa la propria identità. Le telefonate dapprima sporadiche diventano sempre più frequenti. E Dorothy è di certo angosciata, ma nello stesso tempo incuriosita. Sì, perché in quella voce la donna riconosce qualcosa di familiare, una voce che forse aveva già sentito in precedenza. Ma quello era l'oggetto di queste insistenti telefonate. Ebbene, pare che l'anonimo disturbatore si fosse innamorato di Dorothy. Talvolta si lanciava in dichiarazioni appassionate, le professava amore eterno, altre volte invece i toni erano decisamente minacciosi. L'uomo sembrava passare dall'amore alla minaccia con una facilità impressionante e questo talvolta avveniva all'interno della stessa telefonata. L'uomo al telefono le diceva in che modo l'avrebbe uccisa o le diceva che l'avrebbe portata in un posto isolato e l'avrebbe fatta a pezzi in modo che nessuno potesse ritrovarla. E poi le aveva fatto una confessione davvero, davvero angosciante. L'uomo sosteneva di tenerla sotto controllo, di seguirla ovunque ella andasse. E per dimostrarglielo, le aveva fatto un resoconto dettagliato di tutte le cose che aveva fatto il giorno prima, in modo che Dorothy sapesse che no, non stava scherzando. Un giorno l'uomo la chiamò e le disse di guardare fuori perché c'era una sorpresa per lei. Dorothy ubbidì e ciò che vide la spaventò moltissimo. Una rosa appassita sul parabrezza della sua auto, una station wagon del 73. Dorothy ormai sembrava vivere in un incubo, anche perché quelle telefonate andavano avanti da mesi. E dopo una delle ultime chiamate ricevute, si spaventò al punto che decise di prendere delle lezioni di autodifesa e, come potete immaginare, diventò estremamente fragile e paranoica.
Dorothy, da persona già estremamente riservata, si chiuse ancora di più in se stessa e prese in considerazione anche la possibilità di acquistare un'arma. E di questo ne parlò con la madre Vera e con alcuni colleghi, ma quella rimase solo un'intenzione, perché non ebbe il tempo. È la mattina del 28 maggio 1980 e per Dorothy inizia come tutte le mattine, sveglia presto, colazione e via in macchina con Sean verso casa dei suoi. Ma quella, ahimè, non sarà una giornata come tutte le altre, ma Dorothy non può saperlo. Quella mattina in ufficio è prevista una riunione dei dipendenti, ma qualcosa di insolito accade. Uno dei suoi colleghi, Conrad Bostron, inizia ad accusare uno strano malessere. L'uomo si sente estremamente fiacco, ha la nausea e suda freddo, ma soprattutto ha un esteso rash cutaneo su tutto il braccio, che appare gonfio ed infiammato. L'uomo prova a resistere, ma non riesce neanche a stare seduto. È la prima a preoccuparsi per il collega è chiaramente Dorothy, che si propone di portarlo immediatamente al pronto soccorso. Dorothy, Conrad e un'altra collega, Pam Head, si mettono in macchina e si dirigono così all'USAI Medical Center, che dista pochi chilometri. Prima, però, Dorothy fa una cosa strana. Decide di fermarsi a casa dei genitori sia per informare i suoi di quanto stava accadendo, sia per prendere una pashmina rossa, con cui sostituisce quella grigia che già indossava. La decisione di Dorothy di portare il collega in ospedale si rivela davvero provvidenziale perché Conrad, non si sa come né dove, era stato morso niente meno che da una vedova nera. Un ragno, uno di quelli che se mordono secernono un veleno che potrebbe portare alla morte nel peggiore dei casi, ma che normalmente provoca sintomi allarmanti quali nausea, intorpidimento e gonfiore. Le vedove nere però mordono solo se si sentono attaccate, è probabile quindi che quell'esemplare di ragno sia stato accidentalmente disturbato da Conrad. Ad ogni modo, Conrad viene prontamente soccorso e grazie all'antidoto che gli viene immediatamente somministrato, dopo qualche minuto si sente già meglio. I medici però decidono di tenerlo in ospedale per monitorarlo e sia Dorothy che Pam per le successive 12 ore non si muovono dalla sala d'attesa. Le colleghe cercano di ammazzare il tempo chiacchierando, leggendo qualche rivista, mangiando e dopo qualche ora finalmente Conrad viene dimesso. I suoi sintomi si sono attenuati fino a sparire del tutto. È ancora un po' stordito, ma può finalmente tornare a casa. Tutto bene, quel che finisce bene quindi? Sì, ma è proprio in questo frangente che avviene ciò che nessuno avrebbe mai immaginato potesse accadere. Dorothy aveva lasciato la sua auto nel parcheggio, ma Conrad faceva ancora fatica a camminare. Dorothy così decide di andare a prendere l'auto e portarla all'ingresso. Pam e Conrad quindi prima si recano alla farmacia interna all'ospedale per ritirare il piano terapeutico e poi vanno fuori dall'ospedale e rimangono in attesa di Dorothy. Sono le 23 del 24 maggio e a parte qualche fioca luce è buio pesto. Da 20 minuti Pam e Conrad aspettano che Dorothy arrivi con la sua auto, ma la donna proprio non si vede e non so voi, ma per me 20 minuti è un tempo infinito. Mi sarei di certo mossa prima, ma sia Pam che Conrad non ritengono di doversi preoccupare per questo strano ritardo e solo dopo quel lasso di tempo si decidono finalmente ad andare verso il parcheggio. E lì succede un fatto davvero bizzarro. I due vedono arrivare un'auto e immaginano sia quella di Dorothy. Ma c'è qualcosa di strano perché l'auto ha gli abbaglianti accesi e soprattutto procede a velocità altissima. E guardando meglio, quella è proprio la station wagon bianca del 73 di Dorothy. Ma tanta è la luce che irradiano i fanali che i due non riescono a capire chi stesse guidando l'auto. I due sono allarmati e stupiti. Ma che stava succedendo? Era Dorothy a guidare in quel modo o era qualcun altro? Conrad e Pam iniziano a sbracciarsi per farsi notare, ma nulla. La macchina procede la sua corsa al punto che, se non si fossero scansati, li avrebbe certamente investiti. L'auto poi si dirige verso l'uscita dell'ospedale, fino a perdersi nel buio della notte. I due rimangono attoniti, chiedendosi cosa diavolo stesse accadendo. L'unica spiegazione logica che si danno è che Dorothy avesse avuto un'emergenza. Forse qualcuno a casa stava male, forse il figlio, chissà. Ad ogni modo, sono fiduciosi che, risolta l'emergenza, la collega tornerà a riprenderli. E anche qui, come hanno fatto a convincersi di una cosa simile? La situazione non era già abbastanza strana da farli muovere diversamente? Ad ogni modo, Conrad e Pam rimangono in quel parcheggio in attesa di Dorothy per ben 2 ore. Ma Dorothy non è mai tornata a riprenderli. E no,
Dorothy non era neanche tornata a casa a risolvere chissà quale emergenza, semplicemente era sparita. I due, dopo aver chiamato i genitori della collega e avendo appreso che la donna non era neanche lì, si decidono a chiamare la polizia. Peccato che la polizia non fosse minimamente interessata a intervenire. Dorothy, diranno, era una persona adulta, non vi era motivo di allarmarsi. E non si convincono neanche quando viene detto loro che la donna era fuggita dal parcheggio a velocità folle, quasi investendoli. Come poteva essere tutto normale? Sarà solo alle 5 del mattino che i poliziotti finalmente decidono di capirci di più di quella strana sparizione. Sì, perché l'auto di Dorothy viene ritrovata a 15 km di distanza dall'ospedale in un campo, completamente avvolta dalle fiamme. Il pensiero corre subito a lei, a Dorothy, forse intrappolata in quell'auto. Ma dopo aver spento le fiamme, i poliziotti si accorgono con sgomento che dentro l'auto non vi era nessuno. Ma come c'era arrivata lì quella macchina? E dov'era Dorothy? Dalle indagini emerge un fatto strano. Pare che negli stessi attimi in cui la macchina di Dorothy si dirigeva a folle velocità verso l'uscita dell'ospedale, un'altra macchina la stesse precedendo, dirigendosi verso l'uscita. A riportare il fatto alcuni testimoni che si trovavano all'interno del parcheggio, ma né Conrad né Pam hanno mai chiarito se ci fosse effettivamente un'altra auto oltre a quella di Dorothy. Ma se per assurdo quell'auto ci fosse stata per davvero, questo potrebbe voler dire che Dorothy era stata assalita nel parcheggio e che qualcuno di estraneo si era messa alla guida della sua auto a quella velocità folle con gli abbaglianti accesi, mentre un secondo assalitore era sull'altra auto. Due balordi che forse l'avevano rapita, dato alle fiamme la station wagon e fuggiti con l'altra auto. E più indagano, più gli investigatori si convincono di questa pista, anche perché era molto improbabile che fosse stata la stessa Dorothy a guidare in quel modo. Non era proprio possibile, tutti testimoniarono che Dorothy era esageratamente prudente alla guida. Peccato che nessuno avesse visto qualcuno dare le fiamme l'auto e li avesse visti fuggire, nessun testimone, nessuna prova che le cose fossero andate in quel modo. Ma i fatti angoscianti attorno a questo caso sono tutt'altro che finiti. Ricordate le telefonate anonime? Bene, queste non smettono di arrivare neanche dopo la scomparsa di Dorothy. E difatti, appena una settimana dopo, la madre, che era sola a casa, prende una chiamata dall'altro capo del filo, un uomo, che fa alla donna una confessione agghiacciante. Ho preso io Dorothy, per poi mettere giù. Vera si rivolge subito alla polizia, la quale suggerisce a lei e al marito Jacob di non rilasciare nessuna intervista. Anzi, di non fare alcuna dichiarazione pubblica, specie riguardo quelle strane chiamate. Volevano in qualche modo tenere l'ambiente il più pulito possibile, in modo da evitare quello strano, ma ahimè così usuale, fenomeno dei mitomani, che si attribuiscono la responsabilità dei crimini più efferati. Ma a Jacob quella soluzione sembra solo un modo per la polizia di disinteressarsi del caso. Sua figlia era lì fuori chissà dove, chissà con chi. Bisognava cercarla, non fare silenzio. Jacob non ne può più e rilascia un'intervista per un giornale locale e per la prima volta viene pubblicata la notizia della scomparsa di Dorothy Jane Scott. Sì, perché nessuno fino a quel momento aveva parlato di questa scomparsa, aveva parlato di questo caso, perché la polizia voleva mantenere il riservo sul caso. La famiglia, inoltre, offre una ricompensa per chiunque fornisca delle informazioni circa quella misteriosa sparizione. A neanche un giorno dalla pubblicazione di quell'articolo, il direttore del giornale riceve una chiamata anonima. Un uomo che dice di aver ucciso la povera Dorothy. «L'ho uccisa io», dice l'uomo. «Ho ucciso Dorothy Scott. Era il mio amore, ma ho scoperto che mi tradiva con un altro uomo e quando lei ha negato, l'ho uccisa». Il giornalista prende maledettamente sul serio quella chiamata, anche perché l'uomo sembrava conoscere molto bene sia Dorothy sia quel caso, dando dei dettagli che nessuno aveva mai rilasciato alla stampa. Ad esempio, l'uomo era a conoscenza che la donna si era cambiata la sciarpa prima di correre in ospedale con Conrad e Pam, e non era di certo un'informazione così saliente da doverla divulgare, ma sapeva anche del morso di vedova nera. Ma come faceva a sapere tutte queste cose? E chi c'era dietro quelle chiamate? L'uomo però non si limita a riportare fatti e circostanze, ma dice anche altro. Sostiene infatti che Dorothy lo avrebbe chiamato dall'ospedale poche ore prima della scomparsa. Peccato che Pam, che era rimasta con lei tutto il tempo, non ricorda che la donna si fosse mai allontanata dalla sala d'aspetto, anche se poi dice che un paio di volte in effetti era andata in bagno. E se invece di andare in bagno fosse andata a telefonare?
Come può essere Pam così sicura che Dorothy non abbia telefonato? In tutto questo vi chiederete se siano mai stati controllati i tabulati telefonici dell'unica cabina telefonica dell'ospedale. Ebbene no, nessuno ha fatto questo controllo, per cui risulta difficile stabilire in maniera inconfutabile se la telefonata ci sia stata o meno. Come normalmente accade, la polizia inizia ad indagare proprio dalla cerchia ristretta di Dorothy e chiaramente partono subito dall'ex compagno e padre del figlio Sean, che però fu rimosso subito dalla rosa dei sospettati. Il suo alibi era inattaccabile, come anche tutti quelli dei clienti che bazzicavano al negozio. Dorothy lavorava al back office e non aveva alcun contatto con i clienti, molti non li conosceva neanche. I poliziotti interrogano anche tutti gli amici e i colleghi di Dorothy, ma niente emerge e dopo tutto nessuno aveva motivo di risentimento o apparentemente nessuno aveva mostrato nei suoi confronti attenzioni morbose. Dorothy non aveva scheletri nell'armadio e la sua era una vita davvero irreprensibile. Non aveva nemici ed era ben voluta da tutti. A quel punto Jacob e Vera, i genitori di Dorothy, sprofondano nella disperazione. Ed è tale lo scoramento che, non fidandosi più di nessuno, decidono di affidarsi al paranormale, sperando di trovare nei sensitivi il senso di quella tragedia. O semplicemente il corpo della loro figlia. Ma nulla, il caso di Dorothy è un vero e proprio enigma. Nessuna prova, nessun indizio, niente che portasse a una qualche pista. Nel frattempo lo stalker di Dorothy, mai pago, ha continuato per anni a tormentare i genitori di Dorothy. Ogni mercoledì pomeriggio, per 4 anni, questo uomo orribile ha riempito Vera di conversazioni infarcite di insulti e minacce. Ma era soprattutto un uomo sadico che non risparmiava a Vera i particolari più turpi circa i modi in cui avrebbe ucciso Dorothy. O peggio, dando false speranze e indicando i posti in cui si sarebbe trovata la povera Dorothy. E Vera, in una sorta di rapporto vittima e carnefice, ormai non aspettava che quelle chiamate. Forse a un certo punto anche la flebile possibilità che quell'uomo sapesse davvero dove era Dorothy era per lei vitale e le permetteva di lottare, di aggrapparsi a una speranza per quanto male facesse, per quanto male ricevesse da queste telefonate crudeli. La cadenza con cui l'uomo contattava i genitori di Dorothy permise ai poliziotti di monitorare le chiamate tramite un registratore. La voce dell'uomo, si appurò, era camuffata. Non fu neanche possibile cercare di rintracciare da dove chiamasse, perché le telefonate duravano sempre troppo poco. Anche in questo caso non si cavò un ragno dal buco. L'uomo però sembrava averli seguiti e sembrava conoscere ogni loro spostamento e chiamava sempre quando i coniugi erano in casa. Un giorno però, a prendere la chiamata, andò Jacob e stranamente l'uomo riattaccò e non si fece sentire per mesi. Il caso ben presto divenne un cold case, un caso freddo. La polizia aveva esaurito ogni pista, in più non c'erano prove e tutto cadde inesorabilmente nel vuoto dei casi irrisolti. Almeno fino all'agosto del 1984, quando un muratore che lavorava in un cantiere edile a Santana, Canyon Road, non ritrovò quelle che gli sembrarono delle ossa di cane. Quel luogo distava appena 20 km dall'USA High Medical Center, il luogo da dove era sparita Dorothy. E in effetti quelle erano davvero ossa di cane, ma la scoperta più sconcertante la fece scavando in quel punto. Sì, lì sotto c'era qualcos'altro, qualcosa di spaventoso, un corpo umano a pezzi. L'uomo in preda all'orrore continuò a scavare, riportando alla luce un pube di donna, 2 cosce, un braccio, una mano e un teschio. Alla mano la donna indossava ancora un anello di turchese, al polso, il cui meccanismo si era fermato e segnava 12:30 del 29 maggio del 1980, già proprio il giorno dopo la scomparsa di Dorothy. E non ci volle molto prima di scoprire che quel corpo depezzato apparteneva proprio a Dorothy. La madre aveva identificato l'anello di turchese, ma perché i pezzi del corpo di Dorothy si trovavano in mezzo a quelli di un povero cane? Mi sono fatta l'idea che servissero a confondere le idee nel caso in cui avessero trovato dei resti ossei. Ma potrebbe anche essere, come è stato ipotizzato successivamente, il risultato di un rito. Una settimana dopo il ritrovamento, le analisi sull'arcata dentaria del cadavere confermarono che si trattava proprio della povera Dorothy. Per Vera e Jacob era la fine dell'angoscia di non sapere che fine avesse fatto la loro figlia, ma l'inizio di un incubo senza fine. Inoltre, dall'autopsia condotta sui resti, non si riuscì davvero a capire le cause della morte per via dello stato di deterioramento del corpo. Ai genitori davvero non rimase che la consolazione di poter seppellire i resti della povera figlia. Ma al loro persecutore sembrava non bastare e dopo mesi eccolo chiamare nuovamente.
l'uomo in quella che sarà ufficialmente l'ultima chiamata dirà soltanto: quella sì, è Dorothy. E da allora non si farà più sentire. Come tanti altri casi dolorosamente risolti, anche questo a tutt'oggi è un cold case. Nel frattempo, sia Jacob che Vera sono passate a miglior vita, senza mai conoscere la verità sulla morte della figlia. Nessuna pista, dicevamo, eppure in via non ufficiale, qualche sospettato, nel corso degli anni, è venuto fuori, come ad esempio un uomo di nome Mike Butler. Un tipo molto strano, conosciuto nella comunità per le sue credenze religiose e per il fatto che praticasse degli strani riti legati a un qualche culto. E soprattutto frequentatore del negozio dove lavorava Dorothy, anche perché nello stesso negozio ci lavorava la sorella di Mike. Ed è proprio allo shop che Dorothy e Mike si incontrano per la prima volta. Mike in realtà, prima di diventare lo strambo del quartiere, era stato un uomo rispettabile e perfettamente inserito nella società. Nasce all'interno di una base militare, dove era a distanza il padre, capitano dell'esercito. Con la famiglia si stabilirà in California dopo che il padre si congeda. Mike, dopo il diploma, frequenta l'università e si laurea in lingua e letteratura inglese. All'università si distingue per le sue doti da atleta, eccelle infatti nel fondo. Ma a 20 anni, nel 1967, come il padre, decide di seguire la carriera militare. Lo mandano così di stanza in Germania e proprio in Europa inizia la sua carriera di scrittore ed editorialista, arrivando a coprire anche il ruolo di ufficio stampa per molti ufficiali. La vita di Mike poi d'improvviso cambia. Lascia l'esercito e inizia a viaggiare in giro per l'America, lavorando come roadie per diverse rock band. Un roadie, per intenderci, è uno di quelli che monta e smonta i palchi o le attrezzature. Insomma, qualcosa di totalmente diverso rispetto alla sua vita precedente. L'occasione gli fu prospettata dalla sorella, che negli anni 70 aveva una rock band di successo negli Stati Uniti. La stessa sorella, che anni dopo, lavorerà nello stesso negozio con Dorothy. Intorno alla fine degli anni 70, Mike Butler si era trasferito ad Orange County e aveva iniziato a lavorare presso un'officina meccanica, che era proprio davanti il negozio dove lavorava Dorothy e dove i due si conoscono per la prima volta. Quella che doveva essere una semplice conoscenza per Mike si trasformò in una vera e propria ossessione. Infatti, ogni scusa era buona per venirla a trovare al lavoro e in qualche modo Dorothy si sentiva seguita. Ed è probabile anche che pensò a lui quando iniziarono le chiamate. Ma tutto ciò, ahimè, non può essere dimostrato. Inoltre, l'uomo è morto nel 2014. Sarà Sean, il figlio di Dorothy, a collegare per primo la figura di Mike a quella del possibile assassino della madre. E saranno gli amici di Dorothy a parlargliene. I vari tentativi di Sean di parlare con la sorella di Mike sono stati del tutto vani. La donna non ha mai voluto incontrarlo. Secondo molti appassionati di questo caso, l'assassino potrebbe essere davvero Mike Butler. Ad esempio, potrebbe averla vista uscire dall'ufficio e seguita in ospedale, averla vista con Conrad e aver pensato che i due stessero insieme. A quel punto potrebbe essersi appostato in attesa che la donna tornasse al parcheggio per riprendere l'auto, per poi aggredirla, mettersi in macchina e scappare a folle velocità. E vi ricordate quella telefonata che l'assassino, insomma, fece al giornalista, dove gli diceva appunto che la donna lo aveva tradito? Ma perché nessuno ha mai parlato di questo Mike? Perché il nome dell'uomo è venuto fuori soltanto moltissimi anni dopo? Eppure tutti sapevano che l'uomo girasse intorno a Dorothy e che poteva facilmente tenerla sotto controllo, visto che lavoravano l'uno di fronte all'altro. E la stessa ragazza aveva captato nella voce camuffata qualcosa di familiare, ma nessuno ha indirizzato le indagini in questo senso. Un'altra teoria intorno a questo caso riguarda il coinvolgimento di Joseph James DeAngelo, meglio conosciuto come il killer di Golden State. In particolare, la storia delle telefonate andata avanti per anni sarebbe pericolosamente simile alla storia di David Whitehan, che per 30 anni aveva ricevuto delle telefonate spaventose dal killer che gli aveva ucciso la moglie Emanuela nel 1981. Per quel delitto venne accusato proprio il killer di Golden State. In un caso, il killer, presumibilmente D'Angelo, aveva chiamato i parenti di una delle sue vittime 10 anni dopo il delitto, soltanto per dire loro che lui era ancora libero, era ancora là fuori. Inoltre D'Angelo prendeva spesso di mira donne che vivevano da sole, madri o donne single, ai suoi occhi erano dei bersagli molto più facili. D'Angelo era solito perseguitare le sue vittime, era uno che si appostava, banalmente aveva la fama di guardone.
E come se non bastasse, l'uomo, negli anni in cui Dorothy era stata rapita e uccisa, si trovava proprio nel sud della California. Per tutti questi motivi, Dorothy Jane Scott potrebbe essere stata una delle sue vittime. Ma in molti sconfessano questa tesi. L'omicidio di Dorothy sembra essere più un fatto personale, portato avanti da qualcuno che la conosceva, che era ossessionato da lei e che voleva farle del male perché si era sentito tradito. Qualcuno, ad esempio, come Mike Butler. È davvero triste non potervi dire di più su questo caso, come tutti i casi irrisolti rimane una sorta di frustrazione e dolore, specie per chi rimane e deve fare i conti con questo peso al cuore. Sono passati 43 anni e nessuno, a parte Sean, ha avuto più interesse a riaprire il caso. Dorothy e i suoi pochi resti giacciono sottoterra vicino ai genitori, ma nella memoria di chi l'ha amata è rimasta cristallizzata ai suoi 32 anni di gentilezza e bontà d'animo. Sean è diventato la sua memoria storica e io mi auguro che possa trovare la pace che merita. E si conclude così questo video. Ditemi se conoscevate questo caso. È un caso che a me mi ha particolarmente colpito perché la capacità di certi uomini di perseguitare le vittime anche dopo la morte, veramente spaventoso. Immagino questi due poveri genitori che hanno dovuto subire anche questo, oltre alla perdita della figlia, che è già qualcosa di spaventoso. Se il video vi è piaciuto o l'avete trovato interessante, lasciatemi un like di supporto. Iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Iscrivetevi anche alla pagina Instagram. Iscrivetevi anche alla pagina Instagram, così potete essere sempre aggiornati. A presto con una nostra crime. Ciao!